Siamo arrivati a Cracovia, la temperatura è molto gradevole e non sappiamo dove stiamo andando perché la nostra guida, Nikla, segue Google Maps ma non lo guarda neanche. Primo giretto di esplorazione, poi subito a mangiare e ci ricambiamo per la sera. C'è chi deve prelevare. Fermi tutti! Tranquilli. Aber dann denke ich mir, ne? Sono riusciti a cambiare? Dai, non così vicino, non fammi lontano che si vedeva il naso. Siamo in questo posto di cui non sappiamo il nome perché Nicola non lo sa. Coda Coco. No! E qua funziona che bisogna prendersi il tavolo da soli, ordinare da soli, fare tutto da soli, cucinare da soli. E poi autopagarsi. E autopagarsi. E quindi a Polonia va così. Cracovia, Dama con Ermellino. Fa cagare, nel senso che è un dipinto fondamentalmente inutile, insulso e provocatorio. Ma non voglio neanche vederla, perché Leonardo da Vinci fondamentalmente, parliamoci chiaro, era un grande inventore, quello che vuoi, però a dipingere non è passata la storia per uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Ok. Ciccio, anche la senti la musichetta della videocamera, eh? Ma non si dorme mica, siamo leoni. Ci partono? Ma sono tutti pronti? Nuova giornata a Cracovia, e ieri sera è andata molto bene. Siamo andati in un locale easy, c'era anche musica minimal, quindi tranquillo. Ci siamo fatti una bella soccata di poche ore, come si fanno in questi casi. E oggi sveglia presto, infatti sono solo le 9:20 e in giro per la città a vloggare Cracovia. Siamo carichi. Let's go! But I cannot make poetry out of feelings like you do. Buona Nico! Spettacolo, spettacolo! Ok, ciao a tutti ragazzi, siamo qui una delle massime esperte in storia di Cracovia. Ciao Gloria, come stai? Tutto
Tutto bene, grazie. Perfetto, ci puoi illustrare per cortesia la storia di questo castello in due parole ai nostri amici telespettatori? Guarda pure in camera. Allora, la leggenda narra che questo castello era abitato da un drago e il re, per sconfiggerlo, ha promesso in sposa la figlia e metà del regno a chi avrebbe ucciso il drago. Ecco, Veronica, come andò a finire? Andò a finire che una persona molto umile, tipo un contadino o un calzolaio, vinse e così diventò marito della futura regina e proprietario di metà del regno. Ok, appuntamento con la storia alla prossima puntata. Ciao ragazzi, se vuoi salutare. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. This old familiar look, even when sobriety's blurring my sight. Dove il cielo è sempre blu, là con Dani e con Luciano. How will it end? Best is always yet to come, I tell you. And soon it's back to reminiscing with my liquid. Fiume di là. Allora vedi, e qua gli, e qua gli mette il voice over con non sei. Mi avete insultato fino ad ora. Andare a Cracovia. Sono l'unico l'anima che non ha parlato. Oh, I can still prove my love to you when I'm drunk. I used to have so many reasons to get better. Ultimo risveglio a Cracovia, e oggi fa, c'è il sole, fa comunque fresco, stiamo raggiungendo gli altri per fare colazione perché ovviamente quando si fanno questi gruppi hanno tutti fretta di fare, hanno tutti pianissimo a fare docce, poi dopo tutti fretta per fare colazione. Non è vero. Quindi a me tocca sempre fare l'ultimo perché sono il più gentile, il più disponibile, che non fa pressioni, queste cose qui. Ultima colazione, poi check out all'ostello. Poi si va diretti in aeroporto per arrivare un po' in anticipo. Cracovia molto vivibile, carina, belle camminate. Si mangia come Porceddu. C'è tantissime chiese da vedere. Ci sono due o tre attrazioni fuori che varrebbe la pena, quando si fa qualche giorno in più, di andare a vedere. Ma è magari venircino proprio in inverno, ecco, sì, forse primavera è bellissimo uguale.